Lo Zelig Fantastica Serata, anche di venerdì, noi l'abbiamo testimoniata con le nostre telecamere. Spazio, piccolo, spazio, pubblicità. Come ti chiami? Ivo. Ivo, di dove sei? Di Siano. Io ho chiesto a delle ragazze se si cucca. Abbiamo la nostra amica Gaetana qui. Volgi lo sguardo e la telecamera qui, perché qui abbiamo Gaetana. Gaetano. Gaetano, senti un po', Zelig, venerdì sera, una serata da cuccare o da dormire? Da cuccare. Pensi di farlo restando al tavolo con Ivo? Diciamo di sì. Così non cucchi, così dormi. Allora mi raccomando, prendete posizione, buon divertimento. Grazie. Ciao Ivo. Ciao. Quanta nicotina, catrame e tabacco esiste in una pole mall? Sei preparatissima, veramente. Effettivamente è una pole mall. Sì, ma le bionde delle sigarette questa sera non potrebbero essere sostituite dalle ragazze che ci sono qui. Scusami. Non facciano fumare come le sigarette, però, Che come ti chiami innanzitutto? Mi chiamo Luca. Luca, di dove sei? Io, di Napoli. Questa teoria della bionda da fumare è quella che forse no, come nasce? Allora, nasce che tu vai in... cioè, le sigarette puoi comprare, mi piace quella, compro quella, mi piace l'altra, compro l'altra. Ma non tutto si può comprare, altre cose vanno conquistate. Punto. Ma tu non puoi trascorrere la serata di venerdì allo Zelig? Lui è un imprenditore, per cui ha una mentalità capitalistica, capisci? In testa se stesso, capisci? Perché lui avallava la teoria della bionda che si può comprare, invece non si può comprare. Ma comunque resta il solito dilemma. Voi siete seduti qui e le bionde e le more non verranno qui. Tutti sguinzagli, devo cercare, tanto lo sai, l'amore è come la fortuna. Cioè, non vuole che gli si corra dietro. Posso sapere di che... Hai Twindate Television. Grande. Grande. Cosa vogliamo dire agli amici a casa? Che la seguo sempre, veramente. Ce ne siamo accorti, guarda, perché ricordavi il nome, ricordavi la conduttrice. No, la conduttrice me la ricordavo. Infatti appena l'ho vista ho detto è lei. Un bacio, ma... No, un saluto, un bacio. Ciao. Ciao a tutti, sono Francesco Martino. Questa sera mi trovo allo Zelig. Sto selezionando un po' di musica deep house per accompagnare il pubblico che preferisce il venerdì sera dello Zelig. Ma secondo te è una questione di tecnica o di orecchio arrivare al punto di poter selezionare una qualità musicale alta come questa? Ovviamente credo che la tecnica sia la base del DJing, però il discorso musicale... Secondo te? Credo che gli anni e quindi l'esperienza possa portare poi la scelta della musica giusta per il tipo di pubblico adatto alle varie situazioni che si propongono poi. Ci troviamo quindi ogni venerdì sera allo Zelig, qui a Mercato San Severino. Ci sarò io, ma ci saranno anche altri DJ, altri colleghi. Io non ce la faccio più, sono stata 3/4 d'ora per riuscire a realizzare un'intervista con te e te sei sempre impegnato, Alessandro. Come si deve fare? Questo è lo Zelig. Gaetano, dove sei? È immerso tra la folla. Del venerdì ne parliamo con Gaetano perché adesso lo chiamiamo in diretta. Io vorrei sapere da te, insomma, sabato sera un po' gli appuntamenti, 14 San Valentino. San Valentino, aspettiamo tutte le coppiette, non... Carnevale, qualche anticipazione? Carnevale, forse farà un po' caldino a carnevale, un po' di samba, un po' di rumba. Oh. La domenica sera abbiamo Mario. Mario è un musicista, ha vinto anche un premio con la MSC Crociere. Sai che il nostro sponsor è MSC Crociere? Non lo sapevo. Sì, la Fiera della Sposa, sì. Dal 5 all'8 febbraio, al consorzio di bonifica. Dai. Vai. Giovedì sera con Casanova, lunedì e mercoledì karaoke, martedì corrida. Sei tu che ti proponi? No. Le iscrizioni già sono chiuse. Evviva lo Zelig. Un bacione, ciao. Ma non vogliamo chiamare un attimo Gaetano? Pronto Gaetano? Ma dove sei? Noi ti stiamo cercando, sto facendo... Devi farti l'intervista a Annabella, siamo qui in diretta. Ok, ti aspettiamo, un bacio. Come hai trovato l'atmosfera dello Zelig? Vabbè, bella, poi Gaetano, diciamo che secondo me garanzia di successo. Quando è nata l'idea di voler organizzare una serata di venerdì, visto che tanti locali lavorano di venerdì sera? È stata un'idea tra te e tuo fratello, insomma. Ah, veramente? Sì.
Ma insomma, Salvatore non c'è più nel mondo dei locali e continua a salire. Sempre consigli a tuo fratello, perché secondo me è stato sempre un leader delle notti serenate. Insieme salutiamo gli amici di Night and Day, li aspettiamo venerdì sera, sempre Zelig, Mercato San Severino. Ci vediamo venerdì. Ore 10. I'm gonna go up.